Signori, buongiorno. Vorrei iniziare il mio intervento dando lettura all'articolo 4 dello Statuto dell'Accademia Olimpica. Allora, questo articolo dice: possono essere chiamati a far parte dell'Accademia, mediante elezione, cittadini italiani o stranieri che, con ricerche, pubblicazioni, opere creative, iniziative personali, attività professionali, didattiche, educative o con l'esercizio di incarichi pubblici o privati di interesse generale, si siano segnalati nelle lettere, nelle arti, nelle scienze, nella tecnica, nelle attività e discipline giuridiche, economiche, sociologiche o amministrative, nelle promozioni della pace e della civiltà umana. Durante la mia presidenza alla classe di scienze e tecnica, al di là del concetto quote rosa, nelle nomine ad accademico olimpico ho sempre cercato di applicare quanto previsto da questo articolo, senza porre alcuna discriminante di sesso. A testimonianza di questa mia apertura, voglio raccontare brevemente alcune esperienze della mia vita universitaria. Nel 1983 era stata assegnata una borsa di studio del CNR al mio dipartimento. E avevo proposto al mio maestro la candidatura di una mia laureata che ritenevo capace e idonea a svolgere attività di ricerca. Questa mia proposta non fu accettata subito, in quanto l'attività di geologo in campagna non si addiceva molto ad una ragazza. Le motivazioni da me esposte e l'intelligenza del mio maestro permisero però di far cadere ogni pregiudizio. E alla mia laureata fu assegnata la borsa di studio. Questa ragazza, 3 anni dopo, vinse il concorso per ricercatore del CNR presso il Centro di Studi della Geodinamica Alpina di Padova. Nel 2007 divenne primo ricercatore CNR e successivamente ricoprì l'incarico, da me lasciato, di direttore dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR, unità operativa di Padova. Si dedicò con ottimi risultati, riconosciuti a livello internazionale, a ricerche multidisciplinari applicate ai campi della geologia, geologia planetaria, petrologia, geochimica e ambiente, beni culturali. Prese parte con successo a 2 spedizioni in Antartide e nel 2017 fu nominata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale addetto scientifico in Australia. Quindi una carriera di tutto rispetto. In qualità di direttore del Dipartimento di Mineralogia e Petrologia dell'Università di Padova, prima, e di presidente del corso di laurea in Scienze Naturali, poi, ho nominato mie vice direttore e vicepresidente colleghe donne. Perché ho sempre ritenuto che oltre alla capacità tecnico-scientifiche, il gentil sesso sia dotato di una particolare sensibilità, quasi un sesto senso, che molte volte a noi uomini manca. Da loro ho sempre avuto un enorme aiuto, specie nei momenti difficili che le responsabilità delle direzioni comportano. Ma ritorniamo in Accademia. Attualmente nella classe di Scienze e Tecnica, su 41 accademici ordinari, solo 6 sono di sesso femminile. E degli 8 accademici corrispondenti, 2 sono di sesso femminile, tutte con nomine recenti. Nessuna donna rientra nei 17 accademici fuori ruolo. Per questa giornata mondiale della donna abbiamo la testimonianza delle accademiche Cristina Basso, Donata Favretto, Maria Berica Rasotto, Giulia Rodighiero, Maria Ruzzene, Giulia D'Amati, Silvia Priori. Lascio ora la parola alle colleghe dell'Accademia che racconteranno alle giovani generazioni di donne che si affacciano ora a scelte cruciali per il loro futuro, il perché hanno scelto di dedicarsi alla scienza, quali difficoltà hanno incontrato nella loro professione, quali traguardi hanno raggiunto. Grazie.